Innanzitutto, benvenuto, Assessore De Carlo. Un ringraziamento da tutti noi per aver accettato di essere qui, per aiutarci a capire cosa fa il Comune di Vermole per combattere la corruzione e sviluppare la trasparenza delle istituzioni pubbliche. L'obiettivo numero 16 dei Global Goals chiede pace e giustizia per tutti e tra i sottoobiettivi c'è quello di ridurre la corruzione, gli illeciti finanziari e le tangenti, oltre a sviluppare la trasparenza delle istituzioni pubbliche. Navigando nel web abbiamo scoperto che corruzione, concussione, furto ed evasione fiscale costano moltissimo ai paesi in via di sviluppo e questa somma di denaro potrebbe essere usata per aiutare coloro che vivono in stato di estrema povertà. Noi siamo curiosi di sapere come il Comune di Vermole affronta il problema della corruzione e per questo motivo abbiamo preparato delle domande. All'interno dell'organigramma del Comune di Vermole esiste una persona che si dedica solamente a controllare che ci sia trasparenza e non ci sia corruzione? Prima di tutto vi ringrazio per avermi invitato, perché sapete che a me fa sempre piacere dialogare con voi e parlare con voi. All'interno del Comune di Vermole c'è una persona, che è il segretario comunale, che è la persona che ha il compito di controllare che tutti gli atti, tutte le delibere, tutte le cose che si fanno in un comune siano fatte secondo quello che dice la legge. Quindi controlla che non ci sia alcun tipo di corruzione, che non ci sia alcun tipo di favoritismo nei confronti di una persona rispetto ad un'altra e che tutti i cittadini siano trattati nello stesso modo. E soprattutto che nessuno stia lavorando nei propri interessi e non nell'interesse collettivo, che è quello invece che il comune deve fare sempre. Quindi è il segretario comunale che si occupa di fare in modo che tutto sia fatto secondo quanto stabilito dalla legge. Sì? Se il familiare di un assessore fa una richiesta in comune, il parente assessore può rispondere alla richiesta? Allora, come voi sapete forse, il comune a livello amministrativo è organizzato con la giunta, ovvero c'è il sindaco e poi ci sono gli assessori. La giunta scrive delle delibere di giunta, ovvero prende delle decisioni e risponde anche alle richieste dei cittadini. Prima di ogni delibera, in alto, ci sono i primi quattro righi che ci sono sempre, che spiegano che se la richiesta viene da un familiare o da un parente di uno degli assessori del sindaco, c'è un'incompatibilità. Quindi se domani mio padre dovesse fare una richiesta al comune e la giunta dovesse decidere qualcosa su quella richiesta, io non potrei decidere, perché in qualche modo potrei favorire mio padre. Quindi la legge che dice che se ci sono delle incompatibilità, dei rapporti familiari troppo stretti fra chi fa la richiesta e chi deve decidere, a quel punto io che sono assessore non posso decidere, perché rischierei di favorirlo. Quindi in quel caso lì chi è in giunta, l'assessore, non può mettere la sua firma e quindi non può decidere, deve lasciare che siano gli altri a decidere, in modo tale che anche in questo caso tutti i cittadini, familiari, parenti o non, abbiano lo stesso trattamento. Ok? Come viene garantita la trasparenza degli atti e delle delibere del comune? Allora, oltre a quello che già vi ho detto, quindi al controllo degli uffici, quindi del segretario comunale, al nostro stesso controllo e a quello dei dirigenti, sul sito ufficiale del comune c'è una parte, una sezione dedicata che si chiama amministrazione trasparente. La legge, perché è sempre la legge quello che ci dice cosa fare, noi dobbiamo farlo per forza, cosa dice? Dice che tutti gli atti, tutte le delibere, tutte le determine, tutto quello che decide un dirigente del comune, il segretario comunale, il sindaco, tutto quello che noi facciamo deve essere pubblicato o nell'albo pretorio, che è come se fosse una grandissima bacheca ufficiale che sta sul sito del comune. Ogni volta che si pubblica qualcosa sull'albo pretorio diventa un atto ufficiale, quindi tu non puoi più modificarlo. Se io pubblico qualcosa e poi mi rendo conto di aver sbagliato o di voler cambiare qualcosa, non posso più farlo, perché se sta lì voi tutti quanti potete vederlo. Allora, se io poi cambio qualcosa, tu ti accorgi che ho cambiato qualcosa. Quindi c'è l'albo pretorio, che è come se fosse, ripeto, una bacheca ufficiale del comune, tutto quello che si fa sul comune, e poi c'è la sezione amministrazione trasparente, che è la sezione in cui tutti i dirigenti del comune, il segretario generale, devono inserire gli atti decisionali che si prendono all'interno del comune. Ok? Dove si possono cercare le nomine e gli incarichi attribuiti a chi ne ha fatto richiesta? Allora, come vi dicevo prima, per questo c'è l'albo pretorio e la sezione amministrazione trasparente. Quindi oltre a quello che vi ho detto, quindi tutti gli atti, anche le nomine e gli incarichi che un dirigente dà a chi ne fa richiesta, oppure perché il comune ha bisogno di una figura, può essere un ingegnere, può essere un assistente sociale, che fa? Fa un concorso, indice un concorso,
e dice: mi serve questa figura. Tutte le domande, tutte le richieste, tutti gli incarichi vengono poi messi su quella sezione amministrazione trasparente. Perché se per esempio io do un incarico ad una persona, tutti voi, tutti i cittadini devono essere liberi di poter controllare se è stato fatto tutto secondo quanto dice la legge e anche di controllare quello che vi ho detto prima. Se per esempio io ho dato un incarico a mio cugino, a mio padre, a mio fratello, che è una cosa che non si può fare, no? Quindi nella sezione amministrazione trasparente e anche nell'albo pretorio ci sono tutti gli strumenti per vedere tutto ciò che un ente pubblico in comune fa, e questo vale anche per le province, per le regioni, per il governo, a tutti i livelli amministrativi, non solo per i comuni piccoli. Ci sono questi strumenti, albo pretorio, amministrazione trasparente e tanti altri, che permettono di controllare che tutto si svolga secondo ciò che dice la legge, altrimenti manette. Visto che abbiamo la LIM con la connessione internet, ci fai vedere come effettuare la ricerca nel sito del comune? Va bene, da dove? Da lì? Allora, questo è il sito del comune di cui vi parlavo prima. Se vedete, qui, sulla parte destra, c'è amministrazione trasparente e albo pretorio. Se noi andiamo sul albo pretorio, adesso vi faccio vedere una cosa che interessa direttamente voi. Noi qualche mese fa che abbiamo fatto? Le elezioni di chi? Del sindaco. Quale sindaco? Del sindaco Bebi. Allora, per fare l'elezione del sindaco Bebi abbiamo dovuto fare dei manifesti, li avete visti, no? Sì. Allora, quei manifesti, dove li compriamo? Quanto costano? Decido io così? No. Li faccio stampare la tipografia di mio cugino? No. Magari lui mi dice, guarda, costano 80 euro, io gliene do 100, così 20 me ne metto in tasca io? Allora, che facciamo? Sull'albo pretorio, io adesso scrivo Bebi, così mi trova tutte le cose del sindaco Bebi. Impegno di spesa per stampa manifesti e acquisto fascia Baby Sindaco. Io clicco qui e troviamo l'atto. Questo è un atto ufficiale, quindi una volta che è stato caricato qui sopra non lo possiamo modificare più. E se lo modifichiamo dobbiamo dire: quest'atto è stato modificato per questo, questo e questo motivo. Infatti guardate qui, adesso non vi faccio vedere i nomi perché oltre alla trasparenza c'è anche la legge sulla privacy, però qui c'è scritto: si è preso atto nominativi degli alunni dell'Istituto Comprensivo di Verno, eletti presso il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Poi c'è scritto: è stato assegnato responsabile l'obiettivo alla somma di 200 euro per la stampa dei manifesti informativi e per l'acquisto della fascia. Cosa vuol dire? Che il responsabile ha avuto quella somma dal bilancio del comune e ha dovuto dire da dove ha comprato i manifesti, dove ha fatto fare il preventivo per la fascia, quindi tutto ciò che ha fatto sta qui sopra. Ok? Ed è tutto ufficiale, quindi non si può scappare di nulla. Ci ringraziamo tanto per il tempo che ci hai dedicato e per le risposte esaustive e speriamo di poterti incontrare presto. Grazie a voi.